Michele Di Domenico, presidente del Comitato Festa dell'Uva, un'84esima edizione davvero da grandi numeri, bagno di folla, tanti carri, 18 curati nel dettaglio, strutture imponenti, forte e tantissime persone arrivate dalla Sicilia, dall'Abruzzo, dalla Puglia, addirittura qualcuno dalla Thailandia. Sì, veramente è stato un successo di pubblico anche questa edizione, gente che è venuta un po' da tutte le parti, anche da fuori regione. Ormai è una festa che si è consolidata, un appuntamento a cui nessuno più vuole rinunciare, chi c'è stato una volta torna sempre volentieri. Io ringrazio tutta questa gente, questi turisti che vengono a Riccia e ci fanno onore con la loro presenza. L'uva, il vino, piatti tipici della tradizione riccese, ma anche tanta fede. Oggi il paese è celebre, ricorda la Madonna del Rosario. Una commissione dunque tra un aspetto pagano, uno religioso, che veramente riportano in auge, o meglio, ripropongono uno spirito di comunità fortissimo, come quello che tante volte qui a Riccia si respira in occasione del San Giuseppe, non del Carmine, oggi festa dell'uva. Sì, questa festa è nata proprio con questo sodalizio tra Madonna del Rosario e Festa dell'Uva. E infatti tutti i carri rappresentano qualcosa che fa riferimento alla Madonna del Rosario, proprio per significare questo legame stretto anche con l'aspetto religioso. E il carro è cresciuto nella sua costruzione come qualità, come rappresentazione, ormai dei livelli che sono, diciamo, ci danno ci restituiscono un'immagine della vita contadina, delle tradizioni, ma sempre in modo innovativo. Presidente, una 84esima edizione, abbiamo detto che ha avuto un grandissimo successo, se si può fare già ora un bilancio per quest'anno. Ma sicuramente positivo, è andato anche quest'anno, è andato al di là di ogni aspettativa, un po' ce l'aspettavamo veramente, però ogni anno questa presenza di pubblico ci lascia così pieni di soddisfazione. Vuol dire che negli anni precedenti abbiamo lavorato bene e offriamo questa festa, che è anche un'occasione di accoglienza, di solidarietà, un modo anche per stare insieme e socializzare con gente che, come dicevamo prima, viene un po' da tutte le parti. Oggi abbiamo visto non solo una comunità riccese alquanto coesa, unita nel nome della storia, delle tradizioni e della cultura locale, ma anche proprio una sicurezza sul posto notevole, polizia, carabinieri, guardi forestali che hanno fatto un servizio d'ordine eccellenza. Sì, infatti curiamo molto questo aspetto della manifestazione, proprio perché è una sfilata itinerante e quindi si mobilitano le forze dell'ordine, ma anche tante associazioni di volontariato, quindi ringraziamo tutte queste persone, queste associazioni che ci danno una mano per far sì che la manifestazione riesca senza grossi problemi. Bene, allora l'appuntamento l'anno prossimo con l'85esima edizione, insomma ci avviciniamo al secolo, Presidente. Sì, l'anno prossimo sarà l'85esima edizione e vi aspettiamo sempre con piacere. Ringraziamo Telemolise perché tramite i suoi documentari fa in modo che questa festa si ricordi tutto l'anno, e a noi non può fare altro che piacere. Amiche di Viaggi in Molise e di Telemolise, eccomi qui in compagnia dell'ospite della serata, Mimmo Epifani con la sua band. Grazie di essere qui, Mimmo, grazie della tua musica oggi qui a Riccia in occasione dell'84esima festa dell'uva. 84esima festa dell'uva, bellissimo, qua siamo un posto veramente, io non sono con la mia band, siamo tutto un gruppo, quindi siamo una band completa, no? Noi facciamo musica tutti insieme, creiamo, portiamo la musica popolare nostra del sud Italia, precisamente di San Vito di Normanna in provincia di Brindisi, e utilizziamo gli strumenti che si usavano prima nelle barberie, nei saloni di barbiere del nostro paese, cioè mandolini, mandola, mandoloncello e chitarra.
Oggi appunto la musica del Salento qui a Riccia, stasera si prospetta una serata all'insegna del ballo e del divertimento. Musicalità istintiva, ricerca anche di effetti nuovi, ma tu quando crei, quando suoni, quali sono le tue sensazioni? In genere non è che si crea e suona, cioè quando suoniamo noi cerchiamo di trasmettere quello che abbiamo imparato. Noi siamo dell'Alto Salento, ci tengo a precisare perché è un'altra cosa proprio completamente. Allora, quindi lui viene da Barletta, Francesco. Del nord. Lui è l'unico che è straniero, però insomma si è integrato bene, è di Napoli. Pugliese d'adozione. Giuseppina di San Vitino Romano. E noi insomma quando si crea non è che si pensa, ci viene in mente un pezzo, si scrive e vabbè, poi se funziona lo decidiamo tutti quanti. Però quando suoniamo cerchiamo di trasmettere quello che abbiamo dentro alla gente e farli divertire, ecco, perché la gente vuole questo. Non è una cosa egoistica che uno sta sul palco che si deve far vedere cosa suona, che cosa non suona. No, noi ci chiamano per far stare bene le persone. E quando noi vediamo che la gente balla o perlomeno partecipa in qualche maniera, vuol dire che ha trovato uno sfogo e non sta più vicino alla televisione, quindi va un posto per divertirsi, un divertimento, ecco. La vostra dunque è una sorta di missione, no? Far divertire gli altri con la vostra cultura e con la vostra musica. Sì, più che far divertire, cioè una missione, bravo, mi piace questa parola. Noi portiamo la musica nostra per farla conoscere prima cosa e poi vedere il pubblico come reagire, come reagisce per insomma farci un sistema noi per creare altre musiche ancora. E come reagisce il vostro pubblico? Beh, reagisce in base alla situazione, reagisce sempre bene, ballano, danzano, si divertono, bevono. È tutta una grande festa insomma tra noi che suoniamo e appunto il pubblico che ci guarda e ci ascolta. Nella tua lunga attività, tante collaborazioni, poi Mimmo Epifani, qual è il tuo ricordo più bello? Con Mimmo in generale, con Mimmo tante, posso condividere tante. E diciamo che stiamo infatti collaborando insieme, lui già aveva un suo stile da anni e sta portando avanti un discorso musicale molto insomma importante. E adesso stiamo cercando di dare una svolta anche un po' diciamo internazionale, portando le nostre tradizioni anche oltre l'Italia, perché purtroppo questa musica non è molto conosciuta ancora all'estero, capisci? Anche se certo le radici, quelle cose lì e la tradizione sia napoletana piuttosto che pugliese sono famose in tutto il mondo, però questo stile noi lo vogliamo unire a qualcosa di diciamo attuale e portare poi all'estero questa cosa, come è successo un po' con la musica cubana, sai, che o brasiliana. E questo genere musicale che noi stiamo portando avanti merita un riscontro internazionale. A questo punto si può dire che la vostra non è solo una missione di divertire e far stare bene la gente, ma anche quella di tutelare, valorizzare e promuovere le radici della vecchia musica meridionale italiana. Questo è il senso nobile della cosa, però alla base c'è il fatto di costruire un'energia, un qualcosa sul palco, di muovere energia, di smuovere la gente con la gente con le nostre origini, con le nostre tradizioni che sono speciali da far conoscere. Bisogna doc che va tutelato a tutti i costi, ecco. Una cultura musicale che sposa il ritmo, il colore, una storia che si perde nella notte dei tempi. Sì, sposa il ritmo, il colore e la magia anche di trasmettere di suono moderne con gli strumenti antichi, gli strumenti popolari, con mandolino, infatti noi ci cimentiamo anche a fare delle cose che non sono proprio popolari ma rivisitate da noi insomma e escono bene, ecco. Cioè le cose semplici però fatte in una maniera anche complicata che fa diventare, ecco. Questa sera qui a Riccia cosa ci regalerete? Vediamo, dipende anche dal pubblico che c'è insomma, capite? Perché certe volte il pubblico esige, in base a quelle persone che ci sono noi facciamo un tipo di repertorio, ecco. Bene, allora ce n'è per tutti i gusti, d'altronde Riccia è un paese alquanto trasversale di tutte le età, di tutti i tipi, certo. Bene, allora amici di Viaggi Molise e di Tele Molise con Mimmo Epifano e i ragazzi del suo gruppo io vi saluto e vi do appuntamento a una prossima puntata in nostra compagnia.
Alessandro Sdomusin.